alla mia città, Akhmatova. Sotto il tetto della casa delle fontane, con la lanterna e il mazzo delle chiavi, un languore serale s'aggirava, e ai miei richiami un'eco lontana turbava, come risata inopportuna, il profondo letargo delle cose. E testimone d'ogni cosa al mondo, al tramonto e all'alba, nella stanza guardava il vecchio acero e, prevedendo il nostro distacco, quasi chiedesse aiuto, mi tendeva la nera mano rinsecchita. Rintronava la terra sotto i piedi e l'occhio della stella s'appuntava sulla mia casa non ancora abbandonata e attendeva il segnale convenuto. Deve essere lì, a Tobruk. Deve essere qui dietro l'angolo. E tu non sei né il primo né l'ultimo oscuro ascoltatore di lucide fantasie. Quale vendetta mi prepari? Tu non berrai, porterai solo alle labbra questa amarezza dal più profondo. La notizia del nostro distacco. Non posarmi la mano sulla testa, si fermi pure il tempo per sempre sull'orologio che tu mi hai dato. La sfortuna non ci risparmierà e il cuculo non farà più cucù nei nostri boschi incendiati. Ma tu, che non divenisti la mia tomba, sovversiva in disgrazia, adorata, sei impallidita, tramortita, ridotta al silenzio. Fallace il nostro distacco. Da te non posso esser separata. La mia ombra è sui tuoi muri, il mio riflesso nei canali, il rumore dei passi nelle sale dell'Ermitage, dove con me il mio amico vagava, e nel vecchio Folkovo Pole, in cui posso liberamente singhiozzare sulla taciturnità delle fosse comuni. Tutto quel che hai detto nella prima parte, sull'amore, il tradimento, la passione, il verso libero si è scrollato dalle ali e sta la mia città rivestita. Pesanti sono le pietre tombali sui tuoi occhi senza sonno. M'è parso che tu mi seguissi, tu che eri restata lì a morire nel fulgore delle guglie, nel riflesso delle acque. Aspettasti invano le desiderate messaggere. Su di te c'è solo il girotondo delle tue belle, le notti bianche. Una parola gioiosa, a casa, a chiunque ora ignota. Tutti guardano da un'altrui finestra, chi a Tashkent, chi a New York. L'atmosfera dell'esilio è amara, come un vino avvelenato. Chi di voi non m'avrebbe ammirata quando nel ventre del pesce volante mi salvai dalla caccia malvagia e sul bosco pieno di nemici mi slanciai come nella notte di Valpurga, una che è posseduta dal demonio? E ormai dritto davanti a me si faceva di ghiaccio la cama, e un tale «Quo vadis?» mi disse, ma non avevo ancora mosso le labbra, che con un tunnel e ponti gli Urali rimbombarono impazziti. E mi si aprì
quella strada per la quale tanti se n'erano andati, per la quale mio figlio fu portato via. Ed era lungo quel funereo cammino nella quiete solenne e cristallina della terra siberiana, dal paese ridotto in cenere, afferrata da un terrore mortale. Ma ben sapendo l'ora della vendetta, gli occhi asciutti chini al suolo e torcendosi le mani, la Russia davanti a me marciava verso Oriente.